Il Catanzaro esce sconfitto per 3-1 dal Via del Mare. Non era questa la gara per cercare la continuità da parte dei giallorossi, eppure il Catanzaro c'era riuscito in parte a tenere viva questa partita in casa della capolista. Nel primo tempo un Catanzaro sicuramente propositivo che nonostante il gol di Saraniti al 13° è riuscito a non scomporsi e a rimettere la partita in equilibrio, bellissima anche l'azione che aveva portato al pari con questo asse Spighi Letizia e poi il gol davvero, davvero pregevole dell'attaccante giallorosso. Nel complesso il Catanzaro schierato con il 3-4-1-2 con Spighi dietro le punte era riuscito in un certo qual modo ad imbrigliare il Lecce e alla fine del primo tempo l'1-1 era il risultato più giusto per quello che si era visto in campo. Poi nella ripresa il Catanzaro si è sciolto davvero come neve al sole, ha tenuto per 5-10 minuti, poi l'autogol davvero sfortunato di Dinunzio, è il secondo in questo campionato del Catanzaro, e alla fine il gol di Mancosu che ha siglato il 3-1 ha chiuso definitivamente la contesa. Quindi una Catanzaro dai due volti, ottimo sicuramente quello visto nel primo tempo, decisamente peggiore quello visto nella ripresa, con il reparto difensivo che al di là poi della forza dell'avversario è apparso in alcune circostanze troppo molle, concedere davvero troppo, seppur dall'altra parte bisogna ricordarlo c'era un Lecce con una rosa di altissima qualità. Basti pensare che Torromino, un giocatore davvero fortissimo che giocherebbe probabilmente titolare in quasi tutte le formazioni di Serie C, è entrato negli ultimi minuti. Questo per capire anche il tipo di avversario che il Catanzaro aveva di fronte. Certo, alla vigilia di questa partita si era parlato di una prova di maturità. Perché? Perché il Catanzaro è vero, non deve disputare un campionato da vertice, ma il termine transizione, che è stato ripetuto tante volte, significa anche confrontarsi a un livello superiore, cercare di capire quali sono le lacune. È evidente che questo Catanzaro ancora avrà bisogno di molto lavoro per centrare anche l'obiettivo minimo, che è quello di una tranquilla salvezza, e avrà bisogno anche di registrare, bisogna ripeterlo ancora una volta, la difesa. Continua a essere deficitario il cammino in trasferta del Catanzaro, che subisce tanti gol, tantissimi ne subisce soprattutto nei primi minuti, e poi davvero moltissime ingenuità che vanno a vanificare anche il lavoro che si fa durante la settimana. Cosa resta di questa partita? Beh, sicuramente resta il buon approccio del primo tempo con Spighi, che schierato dietro le punte aveva giocato bene. Da rivedere anche, lo vedremo poi nelle immagini di Sporttube, un episodio nel primo tempo con questo calcio di rigore probabilmente che c'era a favore del Catanzaro, forse anche una doppia ammonizione per un giocatore del Lecce, ma al di là di questi episodi è chiaro che Catanzaro ha perso per propri demeriti, e ora ci sarà da affrontare la prossima gara, quella sì da giocare con un piglio diverso e con un'attenzione diversa, in casa contro la Sicula Leonzio. Da sottolineare che anche oggi a Lecce tanti tifosi del Catanzaro erano presenti nel settore ospiti, circa 150, hanno incitato la squadra, segno che comunque il pubblico è davvero sempre vicino alle sorti delle Aquile. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con uscatanzaro.net anche oggi.